Un saluto a tutti ragazzi da Messi91, siamo su One Piece Odyssey e dobbiamo tornare alla casa di Adio a quanto pare. E ora che appunto abbiamo recuperato questa sferetta, dovremmo essere in grado di nuovo di viaggiare tra i ricordi. Quindi se ce lo permetteranno, l'obiettivo è tornare a Water 7 il prima possibile a recuperare le missioni che ci siamo lasciati alle spalle. Vediamo un po' se tornando da Adio ci permettono di fare questa cosa. Ehi, non c'è una scorciatoia dietro quell'albero caduto? Sì, e preferirei evitare un altro giro largo. Diamo un'occhiata. Albero caduto. Ah, questo? Ok. Ma dove mi stanno mandando? Ah, ho capito. Ok. Sì, c'è una via chiusa qui a quanto pare. Prima sbagliando strada ci sono finita. È l'ingresso del giardino di Kong. Chissà se Rufy può arrivare lassù. Ma quell'affare non è da questo lato. Pensiamoci bene prima di saltare di là. Già, per tornare qui ci toccherebbe fare di nuovo il giro intorno al giardino. Ok, quindi questo è semplicemente un torno indietro rapido che prenderemo velocemente. Perché tanto credo che abbiamo fatto tutto da questo lato, possiamo andare via. Eccoci qua. Sì, cercheremo di evitare un po'. みんなの友達だとして私はみんなのために何をすればいいの?なんだよ、何かって。そんなこと気にしなくていいのよ、リム。おお。何かしてくれなくたって。俺たちは友達だぞ。そう。でもみんなはそれでいいかもしれないけど。 Ma cosa? Non lasciarmi qui sospesa tra dei puntini. Ma allora, Lim! E niente. Questa lascia la gente sospesa tra i puntini, io non lo so. Dicevo, stiamo evitando un po' tutti gli scontri perché li ho già fatti mentre andavo in là. Quindi evitiamo di perdere tempo e di potenziare ulteriormente i nostri PG che sono già fortissimi. Ma perché sta fissa di dover fare qualcosa? Anche se è facile con Rufy, basta cucinargli qualcosa da mangiare e hai già risolto tutti i problemi. Cioè non c'è regalo migliore per lui che una cena ben cucinata. Eccoci, eccoci, ehi. Oh, modotta ka, omae tachi. Eh sì, e abbiamo Lim e la sferetta e tutto quanto. Tsugi no ikou no medo wa tsuiteru ze. Dou suru? Daijoubu da. 仲間も1人戻ってきたからな。だってことね。Che doppio sorrisone, guarda lì lì. そうか。じゃあ、早速と言いたいんだが。どうした?何か問題があるのか? Lui invece non sorride mai. 先日の嵐で橋が落ちちまってな。架け直すから少しばかり待ってくれ。 Nah, quello non è un problema. 橋なら俺に任せな。 È arrivato Super Frankie, il suo sorrisetto storto, guardalo lì. それは助かる。じゃあ、材料渡すから、橋は頼んだぜ。 Au! 任せときな! Yes! Materiali per costruire un ponte ottenuti, ah così a caso, ok. Ma dovrò recuperarli ogni volta questi materiali per costruire un ponte o ne ho un set che è infinito e mi va bene per sempre? Sarà solo un modo di dire, chi lo sa. Ma prima di costruire il ponte andiamo a parlare con Lim e vediamo se possiamo tornare a viaggiare, sembrerebbe di sì. Basta che torni da me al campo e vi porterò tutti nell'altro mondo. No, piano, piano, all'altro mondo non ci voglio andare nel posto strambo, Lim. Indirizza bene i teletrasporti, mi raccomando. Ok, ci siamo solo noi però, il resto della Chiurma non c'è. Però se ci fa viaggiare a noi non importa, anche se andiamo da soli va bene uguale. Dove desideri andare? A Water 7, ecco qua. No, aspetta, aspetta. Prima andiamo dalla Basta a prendere, perché c'era un profumo che ci serviva dalla Basta da portare alla tizia della taverna di Water 7. Così poi una volta che torniamo glielo possiamo consegnare e completare quella
incredibile, fantastica missione. Vai. Sette. Vediamo se mi deluderanno immensamente. Sì, mi deluderanno immensamente, già l'ho visto. Già l'ho visto che questa cosa è stata sbloccata a metà gioco solo per farti rivisitare tutte le cose che hai già visitato. Guarda lì. Ci sono pure degli obiettivi legati a questa cosa. Beh, certamente. Ottieni 2 registri diplomatici. Registro diplomatici 1. Poi, gli uomini che asservivano di essere agenti del governo mondiale giunsero sull'isola, portando con loro dei decreti che ci riguardavano. Ritenendo inaccettabile una simile ingerenza, li invitammo ad andarsene e la loro risposta fu curiosa. Dissero che i leader delle isole del Grande Mare Blu, riuniti in assemblea, avevano deciso di inviare delle truppe su quest'isola. Il decreto proveniva dalla grande nazione delle sabbie e all'apparenza era autentico. Allora, non mi è nemmeno chiaro di cosa stiamo parlando. Cioè, è relativo ad Alabasta? Si nomina la nazione delle sabbie? Suppongo di sì, ma sono approdate queste persone dove? A Wateria? Non credo. Non c'è un soggetto, non c'è niente. Cioè, boh, cos'è questa cosa che ho appena letto? Chi lo sa? Quello che so è che tutta sta meccanica del far sbloccare a Robin l'abilità a metà gioco è semplicemente un modo idiota per farti perdere tempo e farti pensare che il gioco duri di più, perché tu adesso devi tornare indietro, riesplorarti tutte le aree, perdere tempo, recuperare questi oggetti per ottenere questi registri che non si sa cosa siano. Ma dato che Robin non ha imparato questa abilità, è semplicemente stata sbloccata a caso, senza motivo, a metà gioco, io mi rifiuto di riesplorare tutto quanto. Sinceramente, se ci toccherà, come in questo caso, tornare indietro, userò Robin, così se vedo qualcosa la raccolgo, ma non sto a perdere tempo apposta. Mi dispiace, no. Sì, Eisa, c'hai ragione, colpa mia. L'incredibile negozio di armi e armature era a Nanoana, non nella piazza reale. Ho sbagliato. Ecco qui. Permesso. Ciao, come posso essere utile? Mi servirebbe un profumo da uomo. Hai nulla da consigliarmi? Certamente, è un regalo? No, è per un negozio di Water 7 che cerca nuovi profumi. Ah, capisco. In tal caso, consideralo un omaggio. Ottimo. Ah, sul serio? Sì, se il negozio lo apprezzerà, spero continui a rifornirsi da noi. Ah, la signorina ha occhio per gli affari, vedi? Buoni omaggio. Non capita spesso di attirare clienti da altre città. Brava, brava signora, così si fa. Grazie. Nami, non resisto più, il mio naso sta per esplodere. Povero Chopper. Molto bene, possiamo tornare a Water 7. Dove diremo alla signora della taverna che abbiamo pagato profumatamente questo profumo, appunto, e ci faremo ricoprire di berry come se non ci fosse un domani. Tanto noi, quando se ne accorgeranno per fare l'altro ordine, saremo ai chilometri, forse in un altro ricordo addirittura, e quindi non ci importa. Vero, Nami? Vai verso nuove avventure, tu, Water 7! Andiamo! Eccoci qua, buono così. Ci sono anche le taglie da prendere. No, la sorella. Avete trovato il profumo? Sì, è proprio qui. Vediamo. Oh, che splendido aroma di cedro. Ma perché sono fissi col cedro qua? Sarà perfetto per togliere di mezzo l'odore dei carpentieri. Poveri, puzzosi carpentieri. Se i carpentieri useranno questo profumo, i turisti non avranno problemi a entrare. Meglio così. Il negozio di Nanoana, dove l'abbiamo acquistato, è lieto di sapere che venderai i suoi prodotti anche qui. Spero sia un accordo vantaggioso per tutti, soprattutto per noi. Grazie, lo farò provare ai carpentieri. Io ce li vedo proprio i carpentieri al cedro, viaggiare per la città, sì sì. Prendete, è una piccola ricompensa. Tornate a trovarci, la prossima volta avremo altre merci in vendita, vedrete. Anello a Roma, buono così. 3,49 di difese. Va bene, semmai lo combiniamo con qualcosa e lo usiamo più avanti. Per ora va bene così. Vai con le taglie. Mado quante. Malvagio Bulbro Super. Ma non l'abbiamo già battuto Bulbro?
dal quotidiano dell'economia, fuga dalla base della marina, è scappato da Nislob il bulbro, va bene. Il ritorno dei fratelli pirati. Pare che si trovino a Water 7, ma di loro si erano perse le tracce dopo la dura sconfitta subita dai carpentieri della Galeila Company. Sono nemici giurati dei pirati di Cappello di Paglia, ah sì? E noi non lo sapevamo nemmeno. E pare che ora siano nascosti nel cantiere della Galeila Company. Dichiarazione della vittima. Erano sulle tracce di qualcuno e hanno messo a soqquadro il mio luogo di lavoro. Nessuno può permettersi di intralciare il mio lavoro. È stato sufficiente sfiorarli per metterli in fuga. Ah, ma quindi la vittima non è lui, ma sono i Bulbro, potenzialmente. Va bene. Questi sono i fratelli che abbiamo catturato dalla Basta, vero? Sì, e sono fuggiti dalla base. Cosa combinano i Marine? Non lo so, ma ci stanno cercando. Togliamoli di mezzo. Idor, che non tace mai. Dal quotidiano dell'economia. Attenti alle truffe, le parole dolci hanno un retrogusto amaro. Un mercante in cerca di affari si è visto sottrarre l'intera nave. Il ladro dalla lingua sciolta ha preso il largo verso Water 7. È stato avvistato nelle vicinanze dei bagni pubblici del personale nella zona occidentale della città. Dichiarazione della vittima. Diceva che avrebbe pagato il doppio. Mi sembrava un affare vantaggioso. C'era qualcosa di strano però. La mia ciurma doveva essere a bordo, ma quando hanno ripreso i sensi si sono ritrovati sul molo. È un'enorme perdita. Vabbè, ma questo è un imbecille pure. Cioè, arriva uno che ti dice ti pago il doppio. Cioè, non è che ti devi fidare. Anzi, forse dovresti farti sorgere qualche sospetto in realtà. Ha rubato una nave con tutto il carico? Questo truffatore è bravo. Se si sono svegliati al porto però, forse erano solo stanchi. Giustamente. Lo spero. Di certo è un ottimo oratore, non farti ingannare. Fischiettante Pei-Lin. Ma non ha la faccia da Pei-Lin questo tizio, ha più la faccia da Olio, di Stallio e Olio, con gli occhiali di Elton John però. Dal quotidiano dell'economia, un trafficante di animali che agisce nell'ombra, prosegue il commercio illegale. Un presunto cacciatore di frodo, intento alla vendita di animali, è stato avvistato a Water 7. Il suo obiettivo sembra essere la rana gigante Yokozuna. Che io dovrei sapere cosa o chi è, vero? Ma non è così. Pare sia fuggito nelle fogne, giusto? Dove vai a cercare una rana se non nelle fogne, no? Dichiarazione della vittima. Un tipo strambo ha provato a rapire Yokozuna. Mia nonna gli ha urlato in faccia. E Yokozuna per fortuna è riuscita a mettersi in salvo. Questo ceffo faceva spavento. Allora, se la nonna gli ha urlato in faccia ed è scappato, non so che spavento ti doveva mettere, però va bene, dai. In sostanza, questo tizio stava cercando di catturare quella rana? Sembra non abbia funzionato. Eppure, la taglia è piuttosto alta. Deve aver combinato qualche altro guaio. Fermiamolo in fretta. Kriz balla balla. Dal quotidiano dell'economia, pirati ballerini, in fuga dai Marine. Un gruppo di pirati con la passione per la danza ha violato un posto di blocco della Marina per dirigersi a Water 7, a passo di mambo probabilmente, e cia cia cia. I Marine volevano impedire che attaccassero i villaggi e le città della costa. Al momento sembra che si trovino a Water 7, vicino al Dock 1 della Galeila Company. Vi immaginate se salta fuori che sono gli studenti della vecchietta di Alabasta? Rido 6 mesi. Dichiarazione della vittima. Mi hanno rubato tutti i risparmi mentre assistivo alla gara di ballo che avevano organizzato. Che cattiveria. Pare che ora si trovino sull'isola di Drum. Ma noi siamo a Water 7. Quindi? Rubare denaro durante lo spettacolo di danza? Che ladri da strapazzo. Se hanno superato le difese della marina, devono essere bravi. C'era qualcuno del genere sull'isola di Drum? Deve essere successo dopo che sei andato via. Io dico di trovarla e catturarla. Però non ho capito se devo andare sull'isola di Drum per trovare sta tizia o meno a sto punto. Terrans pentola pepata. Va bene, questo è per Sanji. Dal quotidiano dell'economia, assalto piccante alla nave mercantile. I pirati hanno fatto ricorso alla cosiddetta pentola pepata per abbordare una nave e rubarne il carico di spezie rare. Ora punterebbero a Water 7. Varie persone li hanno visti presso l'ascensore all'ultimo piano. Dichiarazione della vittima. Oh no! Come faranno i cuochi senza le spezie? Le conseguenze saranno catastrofiche! E non solo per i piatti piccanti! Anche la carne sarà meno saporita! Che faccia tosta usare una spezia come arma! I pirati super piccanti? Rubare spezie ai mercanti. Mi sembra un crimine stupido. E cosa se ne faranno della refurtiva? Di certo non si sfamano. Sono un bene prezioso, sai? Le spezie donano sapore al cibo. Senza, non potrei cucinare la carne. Quei tizi sono dei veri furfanti allora, fermiamoli subito. Sì, per il bene dei cuochi di tutto il mondo.
ha detto le paroline magiche, non si può più cucinare e Rufy stava già caricando il rocchetto. In che direzione non si sa, ma lui si stava già lanciando. Bentag qui pro quo. Dal quotidiano dell'economia. Bentag qui pro quo semina il panico tra i marine. Il famigerato pirata ha perso le staffe a seguito di un equivoco e ha lasciato Alabasta dopo aver sgominato le truppe della marina. Secondo le indagini, al momento si nasconde nelle vecchie fogne. Dichiarazione della vittima. Era inarrestabile. Assurdo. Diceva che lo stava facendo per suo padre, ma credevo che suo padre fosse ancora vivo. Dobbiamo acciuffarlo, per salvare almeno la faccia. Tanta violenza per un semplice errore. Questo tizio va fermato. Un po' come te, finisci sempre per perderti. Io non mi perdo mai. Vacci piano con i paragoni, stupide sopracciglia. Dico solo la verità. Vuoi farti sotto, stupido spadaccino? Non so quanto sia fermo sui propri pregiudizi. Ma la sua forza è indubbia e non ho finito di leggere perché queste linee sono velocissime. Allora, direi di iniziare a fare qualche taglia, così ce le leviamo di mezzo, poi andiamo a fare i collegamenti. Allora, io direi di... anzi, sapete cosa? Procediamo con ordine. Facciamo la taglia qua da parte e poi il collegamento qua sulla destra. Adesso andiamo per di qua, che è più vicino, a prendere questa taglia e usiamo Robin, che sia mai che veda cose da raccattare. È il chiacchierone questo qui, quello che imbroglia, giusto? Ho trovato Idor, il tizio che non tace mai. O Idor, non lo so. Rufy, lo catturiamo subito? Certo. Siete venuti qui dopo aver visto la taglia esposta in bacheca? Ma bravissimo, non solo non tace mai, è anche un maestro nelle deduzioni. Mamma mia, bravo. Esatto, ora vieni senza fare storie. No, quel manifesto è un falso. Io sono la vittima, sono stato raggirato dai mercanti disonesti. Cosa? Sul serio? Chopper. Ho pagato per quella nave, ma loro mi hanno accusato di furto. Ho indagato a fondo. Non era la prima volta che ordivano truffe ai danni dei cittadini. Onesti, aggiungerei. Onesti cittadini. E nonostante questo, mi hanno denunciato alla marina. Quei criminali non hanno vergogna. Che ne pensi, Nami? Se è vero, questo tizio non ha fatto niente di male. Chopper, sei sempre il solito credulone. Se quei mercanti hanno davvero commesso dei crimini, potrebbe denunciarli alla marina. Inoltre, la sua fuga dimostra che ha qualcosa da nascondere. Stava mentendo. Cosa? Quindi è davvero un tipo disonesto. Non vi siete lasciati ingannare dalla mia soave parlantina. Soave adesso, cioè non è che lei aveva queste argomentazioni così solide. Solo Chopper ci ha caduto, nemmeno Rufy ci credeva, per dire, eh. Ma non finirò in gattabuia. Se la dialettica non funziona, ho sempre un asso nella manica. La fuga. Ci siamo, preparatevi gente. No, non è scappato, mi aspettavo una grande fuga invece. Allora, potenza, sono tutti potenza questi signorotti, non lo posso vedere, mannaggia, vabbè. Abilità, come al solito noi siamo scarichissimi, quindi pugni incredibili sul signore. Ehi, facciamo malissimo nonostante sia potenza come noi. Ma sono cacchette questi qui. Tecnica. Vado con un getto gatling, no, perché non c'è abbastanza gente. Lo bazooko. Vai! Il getto Gatalinga lo useremo quando c'è un bel po' di gente intorno a noi. Che fa, che fa? Bersaglio mancato, buono così. Robin. Visto che puoi, perché no? Guarda che espressione! Quello è qualcuno che sa esattamente cosa sta per succedere. Quella è l'espressione di consapevolezza del dolore in arrivo. E questi erano 3800 danni di Streets. Ora, io in campo tutta gente potenza, che contro la tecnica non è che proprio eccelle, porca miseria. Però prima magari spostiamolo. Lo spostiamo là. Vabbè, non c'è bisogno del mosta point, ho capito. Non serve. Robin, scusami, eh. Vai a dare una mano a Rufy, per favore. Perfetto, non si deve neanche spostare, guardala. Mi aspettavo qualcosina di più. È vero che siamo entrambi tecnica, quindi si equivalgono, però mi aspettavo un pochino di più. Meno male che non ho fatto il mosta point allora, vedi? Adesso lo curiamo e gli togliamo il sanguinamento. Più che altro perché debuffa il danno, se non mi ricordo male.
Chuppa! Aia! Ma neanche tanto, dai. Vai! Questo lo frustiamo. No, però la frusta è ad area. Qualcosa di jet pistol. Giant pistol. Giant pistol, è vero! Me ne ero scordata fortissimo. Gomu gomu no! Gigant pistol! Ma fa schifo. Vabbè, c'è anche da dire che noi siamo potenza, lui è tecnica. Però ora, col nostro bellissimo Franky, andiamo a fare un bel fireball, vai! Franky, fireball! Mamma mia! Bello il nostro Franky! Boh, chiudiamola in bellezza, stormo! E voi dite, potevi fare un altro grab, ma ne ho già fatti due, dai, va bene così. Facciamola chiudere a Rufy! Storm! Perfetto! Cubo dati di Aidor che non tace mai e che a quanto pare non ha neanche tutta sta parlantina, però va bene. Dannazione, sono stato sconfitto prima di potermi vendicare su Django. Oh, una faida! Django? Ti riferisci all'ipnotista girovago dei pirati Kuroneko? Lo conoscete? Ero un suo fan. Come si può essere fan di Django? Ma poi ci ha derubati e abbandonati per darsi alla vita da pirata. Avevo bisogno di una nave per inseguirlo, quindi ho rispolverato la mia vecchia parlantina. Ah, quindi eri fuori forma, ecco perché non ha funzionato sui nostri pirati, vedi? Non era più allenato a usare la sua parlantina. Sudane. Quindi i mercanti della baia sono sprofondati nel sonno a causa dell'ipnosi? Avevi le tue ragioni, lo capisco, ma ormai è finita, arrenditi. Povero Aidor, lui voleva solo vendicarsi. Mi piace che dei 9 milioni di berry io ne riceva solo 90.000, che bello. Tariffa e deposito lo sostituirei con truffa, però va bene, dai. Il video di oggi termina qui, dopo svariate peripezie siamo riusciti a tornare a Water 7, non tanto per recuperare le missioni secondarie che comunque facciamo volentieri, ma più che altro per avere gli attacchi combinati della ciurma. Ce ne sono due o tre sparsi per questa mappa, li andremo a recuperare già nel prossimo episodio, andremo a farne uno e vedremo per quali personaggi questa volta avremo a disposizione un attacco combinato. Per oggi comunque ci fermiamo qui, io come sempre vi ricordo di lasciare un commento, un like e iscrivervi al canale se non l'avete già fatto. Vi auguro una buona giornata, un saluto a tutti!